One Podcast. Sembrava fatta, l'aveva detto il presidente americano Joe Biden qualche giorno fa, mentre mangiava un gelato. Per il cessate il fuoco in Medio Oriente è solo questione di ore. E invece purtroppo non è così. Proprio nel giorno nel quale al Cairo si doveva svolgere un importante vertice tra le delegazioni israeliane, quella di Hamas, gli americani, gli egiziani e i qatarini, proprio per stabilire le condizioni della tregua ed eventualmente il rilascio graduale dei prigionieri palestinesi e degli ostaggi israeliani, il banco è saltato ancora una volta, purtroppo, per la strage infinita che sta andando avanti nella striscia di Gaza. Anche l'Italia fa la sua parte, una volta tanto non solo in termini di polemiche, una delegazione di parlamentari sta per partire alla volta del valico di Rafah, ma intanto nel Mar Rosso la nostra nave militare Duilio risponde al fuoco e abbatte un drone degli Houthi in quel Mar Rosso che rischia di diventare un altro fronte di guerra vera e propria. Ma intanto quello che conta è quello che accade nella striscia. Non vogliamo chiamarlo genocidio, non ci sono ancora le condizioni giuridiche per definirlo tale. Chiamiamolo come vogliamo. Massacro, strage, sterminio. Usiamo il termine che più ci sembra consono. L'unica cosa che però dobbiamo dire è che non può continuare. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Prima sembravano formiche, l'abbiamo visto quel video di giovedì scorso. Il satellite riprende in bianco e nero le immagini dall'alto di Rafah, devastata dalle bombe che hanno raso al suolo tutto. Si vede una macchia scura. Poi ci spiegheranno che è un camion che sta distribuendo aiuti umanitari alla popolazione. Si vedono tanti puntini neri che si ammassano intorno a quella macchia più scura. All'improvviso, proprio come in un formicaio, i puntini neri si muovono sullo schermo, sembrano impazziti, vanno in tutte le direzioni, come se avessero obbedito a un misterioso comando. Poi, anche qui, ci hanno spiegato cos'era successo. Quei puntini neri erano esseri umani, disperati che cercavano di portarsi via qualcosa da mangiare da quei camion che distribuivano cibo. Poi all'improvviso, appunto, quella fuga impazzita. Erano gli stessi esseri umani che scappavano perché altri esseri umani, che nel video non vediamo, gli stavano sparando addosso. Così muoiono i civili palestinesi. Per gli spari dell'esercito israeliano, per la calca immane di chi è fuggito, è caduto, è finito schiacciato dalla massa. Ne sono morti un altro centinaio in questo modo, in quella gigantesca fossa comune che è ormai diventata la striscia di Gaza. Tanti bambini, ancora una volta, schiacciati proprio come formiche, come ci appaiono in quelle immagini asettiche e incomprensibili che sembrano un'ecografia. Sì, appunto, l'ecografia di una strage infinita, che si consuma ogni ora del giorno ormai da 4 mesi e che noi non vediamo, se non nelle riprese tecniche del satellite, come quello uscito appunto 4 giorni fa, o nei video indipendenti che circolano in rete. Sganciamo però sempre bombe politicamente corrette, noi occidentali, come in Apocalypse Now, quel film capolavoro in cui Marlon Brando, il Kurz di Cuore di Tenebra, ex generale dei Marine in Vietnam, racconta: i nostri superiori fanno sganciare dai nostri caccia tonnellate di napalm su famiglie e famiglie inermi, ma non vogliono che i piloti scrivano cazzo sulla fusoliera dei loro aerei. E allora, correttamente, insieme alle bombe sganciamo anche pane. Ieri così abbiamo visto un altro video, stavolta in chiaro, girato da terra. Dovreste proprio vederlo anche questo. Su una spiaggia, sempre a Rafah, c'è gente che corre. Tanta gente, ragazzi, ragazze, padri, madri, vanno verso la riva del mare, dove stanno piovendo, letteralmente, col paracadute, altri aiuti umanitari che finiscono in mezzo alle onde. E questa umanità derelitta, sempre più disperata, si tuffa in acqua per andare a prendersi almeno uno di quegli scatoloni di pane, di carne liofilizzata, chissà, di cioccolata. Li vediamo tornare poi fradici nei loro 4 stracci, ma felici perché portano in mano uno di quei piccoli o grandi scatoloni e almeno oggi forse sapranno cosa dar da mangiare ai loro figli. Questo po' di manna che gli occidentali gli hanno mandato dal cielo tra un missile e l'altro sparato da Netanyahu,
Non sono formiche stavolta che si accalcano intorno a una mollica e poi finiscono maciullate dai proiettili o dalle miserabili ciabatte che gli sono rimaste ai piedi. Sembrano quasi maiali rinchiusi in una porcilaia che accorrono famelici perché il fattore gli ha lanciato un po' di ghiande. Insomma, non sono più esseri umani dunque, sono bestie che vivono o muoiono come povere bestie. Questo succede oggi in Palestina. L'ho detto mille e mille volte e lo ripeto. Senza l'orrore del 7 ottobre, senza il terribile pogrom di Hamas che ha sterminato 1200 ebrei innocenti, violandone i cadaveri, urinandoci sopra, quest'altro orrore forse non ci sarebbe. Non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo il 7 ottobre, che fissa un prima e un dopo. Ma quello che sta succedendo succede, c'è, e noi non stiamo facendo niente per fermarlo. Non lo dico io, lo dicono anche tanti israeliani. Sentite per esempio cosa scrive Amira Haas, giornalista del più importante quotidiano di Gerusalemme, Haaretz. Sotto assedio, loro, non noi israeliani. Il parcheggio dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv Ben Gurion è pieno di automobili. Stiamo bombardando i palestinesi, che abbiano la lezione che si meritano, affamati, ammassati, 50.000 persone per chilometro quadrato. Chi tiene il conto? Le atrocità del 7 ottobre, i feriti, i bombardati, gli assetati, eccoli, i nostri ostaggi. Bombardati, siamo noi a bombardare. Loro bevono acqua contaminata. E gli ostaggi cosa bevono? 400 persone in fila per un gabinetto, diarrea, niente acqua né carta igienica, prezzi alle stelle. Come se la cavano gli ostaggi? Un padre piange con in braccio il suo bambino morto. Non lo vedrete alla televisione israeliana. Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, attraversa un tunnel in infradito. Questo lo vedete nella televisione israeliana, con i suoi figli. Circa 10.000 bambini palestinesi sono stati uccisi, forse già 11.000. Quanti neonati? Li abbiamo bombardati. Una bambina con un vestito rosa. Un bambino a cui piaceva il gelato. Sudari di plastica blu. Una fossa comune. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.